InfoGioTV con la dirigente regionale Flaminia Santarelli per presentare la nuova cartoguida del Cammino di Francesco da Labro a Roma. Cosa ci aspettiamo da questa nuova cartoguida? Che ci possano essere più camminatori, più persone rispettose dell'ambiente e più persone che hanno voglia di vivere i nostri territori. L'importante è che si lavori insieme e bene verso un'unica direzione. Sì, assolutamente. Oggi è stato detto a gran voce e rafforziamo il senso identitario, sentiamoci tutti parte di una stessa squadra, quello è importantissimo. Progetti futuri? E stiamo lavorando quest'anno sui borghi, che non sono lontano dai cammini ma ne fanno assolutamente parte. E anche qui, quale territorio migliore di tanti piccoli bei borghi? In ultima battuta, questa è un'occasione anche per far rinascere un territorio che è in difficoltà da molto tempo, ma ultimamente per cause più forti di noi come il terremoto, il sisma di agosto e di ottobre hanno un po' inficiato quello che è l'economia generale, ancora di più rispetto a prima. Sì, non ci nascondiamo dietro al fatto che la stagione turistica è difficile, però è anche vero che ci dobbiamo lavorare ancora di più in questo momento, in questo periodo, tanto più che sta arrivando la bella stagione, dobbiamo fare in modo che le persone tornino sul territorio e camminare è un'attività che può essere fatta in qualsiasi condizione. Dove è possibile trovare la cartoguida? E intanto nell'ufficio turistico del comune sotto le logge, poi presso la nostra sede dell'ufficio di Rieti di Via Cimpia, e poi ce la potete chiedere, poi online via web sul sito Cammino di Francesco, scaricabile in PDF. Allora, mi raccomando, visitate il Cammino di Francesco. Con il Vescovo Monsignor Domenico Pompili oggi presentiamo la nuova cartoguida del Cammino di Francesco, non solo economia, non solo turismo, ma anche riscoperta della vita e dell'opera di San Francesco qui a Rieti. Sì, credo che questo sia l'elemento originale che ci differenzia anche rispetto a tanti altri siti storici e archeologici e che dobbiamo sicuramente riscoprire innanzitutto noi, per poi riuscire anche a farlo conoscere agli altri. Da questo punto di vista, l'iniziativa della Valle dei Mille Presepi che vivremo alla fine di questo anno, intorno al Natale, considerato che il presepe qui è nato, a Greccio, mi pare che possa essere qualcosa che faccia del nostro territorio un punto attrattivo dove la gente possa venire a riscoprire il significato più originale di questo grande linguaggio che Francesco si è inventato. E perché non sia l'ennesima occasione persa per Rieti e per la cittadinanza, un occhio rivolto anche in questo caso ai giovani. Sicuramente, credo che i giovani abbiano molto da dare, soprattutto nella promozione in rete di questa nostra realtà territoriale. E quando dico questo penso appunto a quello che state facendo anche voi, ma anche direi a quello che si potrebbe fare se riusciamo insieme a fare squadra e a cercare di trovare i linguaggi migliori per superare anche un po', grazie proprio alla rete, questa nostra sorta di isolamento infrastrutturale che può essere invece superato grazie proprio a quello che state facendo. Grazie. Padre Marino, presidente della Fondazione Amici del Cammino, ha dato molto per questo progetto. Speriamo che sia non solo potenzialità ma anche atto questo Cammino di Francesco. Sì, io sono contento perché da 4 anni che lavoriamo a questa cabina di regia a mettere insieme i vari interlocutori, perché mettere d'accordo amministrazioni comunali diverse su cui il cammino necessariamente deve passare è un'operazione molto complicata. Però adesso cominciamo a ragionare sulla stessa tematica e a usare anche un po' lo stesso linguaggio. Quello che ci dispiace come fondazione è che realmente né la regione, né la provincia, né queste istituzioni statali, diciamo così, possono accedere facilmente a questi fondi sempre promessi e mai poi disponibilizzati. I piccoli miglioramenti che facciamo sui sentieri sono fatti quasi a livello privato, di beneficenza o di istituzioni private. Allora, il ministro Franceschini ha fatto un lavoro di sensibilizzazione a livello italiano, dice che il ministero ha stanziato 5, 10, 12 milioni.
però poi quando andiamo alla regione, quando andiamo alle amministrazioni locali ci dicono di non avere disponibilità. Allora siamo contenti che il ragionamento sulla bellezza, l'importanza del camminare, i luoghi di spiritualità cresca sempre di più, però bisogna mantenere questi luoghi. Ecco perché abbiamo un po' di difficoltà nel reperire i fondi concretamente per mettere una panchina, per mettere una fontanella per bere, per tenere pulito il sentiero. Questa è la nostra difficoltà. Questa difficoltà pratica che poi ci impedisce di uscire da questo isolamento, da questo provincialismo, e le altre regioni, Toscana, Umbria, si organizzano meglio di noi. Abbiamo prodotto una serie di materiali editoriali, soprattutto che diciamo hanno avuto un po' il culmine in questo 2016 che è appena trascorso, che è l'anno dei cammini. E allora ora ve li racconto brevemente. Sì. Iniziamo con la mappa dei cammini di fede nel Lazio. Certo, questa mappa dei cammini di fede nel Lazio è un po' il punto di forza e un po' anche la base di partenza. Perché? Innanzitutto l'abbiamo fatta col Touring, è una mappa di quelle che non si rovinano, quindi possono essere portate facilmente. Non è una mappa per camminatori, è una mappa per chi intende conoscere il territorio. E allora troverete che, diciamo, a fronte di questa mappa abbiamo indicate con i diversi colori quelli che sono i principali cammini del sistema dei cammini della regione Lazio, quindi Via Francigena del Nord, del Sud, Cammino di Francesco, Cammino di Benedetto. E dietro, nella parte posteriore, sempre suddivise e indicate con i differenti colori, ci sono un po', c'è il racconto delle vie con le eccellenze, le cose da vedere, anche come muoversi e spostarsi sui cammini. Andando avanti vedo percorsi, cammini e luoghi della devozione nel Lazio. Sì, questa è una cosa carina, è una sorta di divertissement anche per attirare, no? E ecco, e questa è bilingue ed è un insieme di lucidi. Noi apriamo e cosa troviamo? Una cartina base della nostra regione, e all'interno trovate tanti lucidi, le Porte Sante, Via Francigena, Benedetto, Francesco, la Via Lauretana, la Via Merina e anche i luoghi di San Michele Arcangelo. Che significa? Prendiamo un lucido a caso, ecco, questo ai luoghi di San Michele Arcangelo, noi lo posizioniamo sulla cartina e abbiamo l'indicazione di quelli che sono i luoghi da andare a visitare. Così per ogni lucido? Così per ogni lucido. Bene, proseguendo troviamo qui Scopri il Lazio lungo le strade dei pellegrini. Ecco, questa è anche una nostra operazione rivolta al pubblico più giovane, ai bambini. È un volumetto che può essere utilizzato sia nelle scuole sia singolarmente, ricco di giochi, storie, racconti, test, immagini, illustrazioni per spiegare ai più piccoli questa scoperta del Lazio, che di solito il Lazio non è molto conosciuto. Noi di solito andiamo su Roma e dimentichiamo tutto questo parterre che ha la nostra regione, che è molto molto importante, il grande contenitore di Roma. Ed ecco questo libro che sicuramente può essere interessante. Certo, la scoperta della nostra regione. La regione per i più giovani. E per concludere qui? E per concludere abbiamo fatto una serie, il concetto è quello delle mappe a strappo, noi l'abbiamo fatto un po' per tutti i cammini, però in questa sede in cui presentiamo la guida di Francesco abbiamo il cammino di Francesco, e questo, ecco, vedete, il concetto è quello della mappa a strappo. C'è la mappa con le altimetrie, tutto, ecco, questo è anche molto importante perché ci sono le distanze fra le tappe, le altimetrie, i servizi che si trovano sui vari cammini, e poi quando io giro che cos'ho? Sempre una descrizione delle eccellenze del territorio da ogni punto di vista, sia diciamo enogastronomico, artistico, culturale, religioso e storico. Grazie mille, dottoressa, e viva il Cammino di Francesco. Evviva, evviva, evviva il Cammino di Francesco.